Ciao e benvenuto a questo nuovo video. Se non mi conosci, mi chiamo Valerio Folloni e mi prendo cura di tutte quelle persone che da anni si sentono bloccate in un malessere psicofisico importante, ma desiderano recuperare energia e fiducia in se stesse per tornare a vivere una vita serena e più leggera. Oggi voglio parlarti di come puoi affrontare quelle giornate che sono veramente no, quelle giornate che, per usare un francesismo, sono veramente di merda. Hai tanti modi per affrontarle, per superare questi momenti di difficoltà, ma oggi voglio parlartene di uno, ok? Un modo che penso sia estremamente semplice, ma anche veramente molto, ma molto efficace. Prima di tutto andiamo a vedere però di che cosa si tratta. Quando soffri di un dolore, di un malessere che dura veramente da tanto tempo, ti trovi in giornate in cui ti senti fiacco, ti senti senza energia, ti senti stanco, senti che il tuo dolore proprio è all'ennesima potenza, è coinvolgente, non ti lascia spazio di vivere. Sono quelle giornate che normalmente proprio definisci di merda, ok? Cosa succede però? Che se tu rimani in quella dinamica, rimani in ascolto della tua sofferenza, del tuo dolore, rimarrai in una condizione sempre più cupa. E quindi questo sentire ti porterà sempre più giù, sempre più giù, sempre più in profondità nella melma. E invece noi vogliamo dire basta questo, no? Noi vogliamo tirarci fuori dalle sabbie mobili e incominciare a vivere con un pochettino più di leggerezza. Allora, come ti dicevo, uno strumento che puoi utilizzare è uno strumento veramente semplice. Per identificare questo strumento, ti chiedo come prima cosa di capire qual è quella cosa che nella tua vita ti emoziona tantissimo, quella cosa che quando la fai ti senti bene, ti senti realizzato, ti senti fuori dallo spazio e dal tempo. Senti che proprio ti perdi dentro quella cosa che la potresti fare per ore e ti rilassa, ti rigenera totalmente. Sai qual è quella cosa? Se non lo sai, ti invito a chiudere un attimo gli occhi, a portare la tua attenzione al respiro e cercare di capire, ascoltandoti al di là dei tuoi dolori e della tua sofferenza, cos'è che ti fa sentire bene? Cos'è che ti fa sentire realizzato? Cos'è quella cosa che quando la fai tutto il resto perde di importanza? Potrebbe essere suonare uno strumento, cantare, ballare, potrebbe essere disegnare o dipingere o leggere, fare teatro, potrebbe essere cucinare, magari delle splendide torte, oppure occuparti del tuo giardino, delle tue piante, dei fiori. Prova a pensare cos'è quella cosa che ti senti bravo a fare, che senti che sei nato per fare quella cosa lì, sei proprio talentuoso, nato con questo talento. E se per caso non l'hai ancora identificato, perché magari non hai mai provato a suonare uno strumento, a cantare, a danzare, a cucinare, incomincia a sperimentarti. Prova a prenderti il tempo per provare cose diverse e capire cosa ti piace. Quando
hai trovato questa cosa, allora sarai già a buon punto. Per esempio, per me ci sono tante cose che mi piace fare, che mi portano in questo stato. Io sono molto creativo, quindi mi piace suonare, anche se in realtà suono le mie campane tibetane, perché non so suonare altri strumenti. Mi piace lavorare l'argilla, quindi creare la ceramica. Mi piace dipingere. Ma la cosa forse che mi fa sentire meglio, che mi fa sentire più realizzato, è il canto. Io canto da quando ero bambino, ho sempre cantato, sempre, sempre, sempre. Ho anche sognato di diventare un cantante, però probabilmente non era quella la mia strada. Ho trovato un altro modo per usare la mia voce e il canto. Ma questo è un altro discorso. Quello che voglio dirti è, quando io canto, mi porto fuori dal mondo. Mi rilasso, scarico le tensioni. E questo mi rigenera. Ecco, ti invito quindi a trovare quella cosa che quando la fai ti fa sentire così. E perché ti dico che questo è utile per uscire da quella dimensione melmosa della tua sofferenza? Beh, è molto semplice, perché quando fai quella cosa che ti dà piacere, che ti dà soddisfazione, che appunto ti estrae dallo spazio e dal tempo, sei profondamente in contatto con la tua anima, sei profondamente in contatto con la tua parte divina. E questo significa che entri in contatto con quella fonte inesauribile di energia che è anche dentro di te. E questo cosa significa? Significa che hai la possibilità in quel momento di innalzare la tua energia, di innalzare le tue vibrazioni, come si dice oggi, no? E elevandoti, ti tiri fuori dalle sabbie mobili della tua giornata di merda. Credimi, adesso forse mi stai prendendo un po' per fuori di testa, ma credimi, ti aiuterà tantissimo questa cosa. Proprio perché ti porta in contatto con una dimensione fatta di, come dicevo prima, piacere, fatta di gioia, fatta di cose che ti piacciono. E il piacere è la chiave, insieme alla semplicità, per vivere una vita più serena e più leggera. Cosa succede però una volta che hai identificato questa cosa? Beh, molto semplicemente diventa uno strumento per riorientare la tua mente. Ovvero, oggi sto malissimo, ho male dappertutto, proprio male, faccio fatica a fare qualsiasi cosa. Però quella cosa, per esempio cantare, mi fa stare bene. Allora trovo quelle poche energie che mi permettono di fare un passo per uscire dal mio tunnel e iniziare a cantare. E mentre canto, la mia forza aumenta e quindi ho sempre più forza per cantare. E mentre canto, sempre di più, tutti i problemi si attenuano. Cosa succede però se sto male, ma sono in un posto dove non posso fare quella cosa che amo tanto? Quindi, per esempio, cantare. Magari sono sul posto del lavoro o in mezzo ad altra gente e mi vergogno a mettermi a cantare così davanti a tutti. Posso fare qualcosa lo stesso. Posso chiudere un attimo gli occhi e richiamare alla mia mente l'immagine dell'ultima volta che stavo cantando, o cucinando, o quello che ti piace. Chiudo gli occhi, respiro e lascio che si espanda dentro di me quella dimensione, quel ricordo. Lo immagino, lo ricreo nella mia mente, canto nella mia mente.
E non credere, non è che devi farlo per mezz'ora, ti bastano veramente un minuto, qualche secondo. Ti aiuterà a innalzare subito le tue frequenze, la tua energia. Perché questo? Perché abbiamo una fortuna grandissima che la nostra mente non sa riconoscere tra un'azione reale e un'azione immaginata, o quindi un ricordo. E si attiva allo stesso modo quando pesca questo tipo di azione, sia reale che immaginata. E questo ti aiuta ad andare oltre. Poi sicuramente, se appunto eri a lavorare, puoi decidere che poi, mentre sei in macchina e stai tornando a casa, accendi la radio e inizi a cantare a squarciagola. Nulla vieta questo, no? Però intanto, in quel momento lì, inizi a imprimere un'azione verso un cambiamento. Ecco, questa è una delle cose che insegno durante il mio percorso Sblocca Corpo e Anima per Rinascere. Un percorso online sviluppato in 8 settimane per tutte quelle persone che si sentono bloccate da un malessere psicofisico importante, ma desiderano recuperare energia e fiducia in se stesse per tornare a vivere una vita più serena e leggera. Tre sono i pilastri di cui ha bisogno una persona che da tanti, ma davvero tanti anni soffre in questo modo per dire basta. Per dire basta ai sintomi fisici, per dire basta alla stanchezza cronica, per dire basta a una visione della vita pesante e insoddisfacente. Col primo pilastro ti aiuterò a ricontattare la fonte inesauribile della tua energia e risvegliare, in modo tale che tu possa avere tutta l'energia di cui hai bisogno. Sì, perché dentro ognuno di noi esiste una fonte inesauribile di energia, che però in questo momento per te è bloccata, ma c'è. Ora ti senti stanco ed è normale, perché quando una persona soffre di una malattia cronica, si sente sempre stanca, si sente senza energia, svuotata, affaticata, sente che non riesce a rigenerarsi attraverso il sonno e quindi ha bisogno di vari momenti nell'arco della giornata per riposarsi, per prendersi una pausa. E tutto questo influenza in maniera negativa la qualità della propria vita. Questa strategia ha aiutato una mia cliente che da 20 anni soffriva di stanchezza cronica a recuperare la propria energia e a rendersi conto lei stessa di quanto questa sia in realtà inesauribile. È passata dal trascorrere le sue serate chiuse in casa da sola a letto a tornare a uscire, a frequentare gli amici e divertirsi. La seconda cosa che imparerai invece è cosa vuoi esprimere nella tua vita e come vuoi essere anche al di là del tuo problema. Quando le persone soffrono da tanti anni di un malessere psicofisico importante, si sentono in una continua ed estenuante lotta, non solo verso il male, ma anche verso se stesse. Si sentono in una lotta tra l'immagine di come vorrebbero essere e come si sentono in realtà. Recuperare le tue energie ti aiuterà invece a ristabilire come vuoi essere nella tua vita e cosa vuoi esprimere anche al di là del tuo problema. Per esempio, Maria, una mia cliente che soffriva di continui mal di testa e sinusiti a causa di un conflitto con la madre che la portava a dire sempre di sì, a essere sempre disponibile per tutti, anche oltre le proprie capacità psicofisiche. Lavorando insieme ha imparato a dire di no. Ha imparato che dire di no non significa perdere l'amore o la stima delle persone care, ma significa rispettare prima di tutto se stessi per poter essere poi molto più efficaci e utili quando realmente si vuole aiutare gli altri.
Ha quindi smesso di soffrire di continui mal di testa, ma non solo, ha anche trovato una persona, un compagno, con cui si sente in sintonia e con cui si sente libera di essere se stessa, si sente amata e rispettata, proprio così com'è. Il terzo pilastro invece ti aiuterà a sviluppare la leggerezza. Sì, perché credo che la leggerezza sia oggi più che mai estremamente importante per vivere una vita serena. Imparerai a giocare con le tue emozioni, perché il gioco è una dimensione estremamente trasformativa. L'ho sperimentato sulla mia stessa pelle. Immagina un bambino che gioca. Un bambino quando gioca è totalmente presente a se stesso, è centrato, è pieno di energia e di creatività, fluisce completamente nella sua capacità di plasmare la sua identità seguendo l'immaginazione. E quindi un momento è un esploratore, il momento dopo è un supereroe. E poi magari un astronauta o un dottore e così via. Beh, immagina come potrebbe cambiare la tua vita nel momento in cui attivi dentro di te questa dimensione del gioco e quante cose potrai imparare attraverso il gioco. Potrai imparare che la tua mente non è cristallizzata, bloccata da idee limitanti che la rappresentano con un'immagine di te che non ti piace più, ma sarai in grado di fluire nell'esperienza raccontandosi ogni giorno in una maniera diversa, raccontandosi ogni giorno nel modo migliore per te, facendoti sentire importante, facendoti sentire come realmente sei. Quando insegno ai miei clienti come giocare con le proprie emozioni, ottengono degli sblocchi importanti. L'ansia diminuisce, le paure non sono più così bloccanti, il riposo migliora e diventa più ristoratore e i sintomi diminuiscono o addirittura spariscono. E tutto questo influisce notevolmente sulla qualità della loro vita. Bene, questi sono i risultati che anche tu vuoi ottenere nella tua vita?